Oggi faremo una torta rustica con i prodotti del momento. È una torta che si può portare anche per fare una gita fuori porta, da asporto. Vediamo subito gli ingredienti. Faremo un impasto con del lievito, con un po' di farina, con delle patate lessate e schiacciate, un po' di olio, un po' di zucchero, di sale e di acqua. Incominciamo subito. Cominciamo con lo sbriciolare il lievito. Mettiamo l'acqua un pochino tiepida. Aggiungiamo un pochino di zucchero, due cucchiaini circa, prima della farina. Volendo si può mettere anche in mezzo alla farina, però così attiviamo subito il lievito. Adesso che abbiamo messo metà farina, aggiungiamo le patate schiacciate. Amalgamiamo bene le patate al composto. Possiamo aggiungere l'olio, 25 ml. Io uso l'olio di semi di mais all'interno di questo dolce. Aggiungiamo anche il sale, due cucchiaini. Possiamo portare il panetto sulla spianatoia. Ecco, il panetto è bello morbido, liscio. Adesso lo possiamo rimettere nella ciotola. Con un filin di olio sotto, così poi mi si lievitano meglio. Ecco qua. E nel frattempo preparo la farcia. Mentre il panetto si lievita, prepariamo dei carciofi che andranno puliti e poi tagliati a quarti e conditi con un pochino di aglio e prezzemolo e olio e fatti saltare un pochino in padella, diciamo una mezza cottura, perché poi la seconda parte ce l'avranno sopra la torta. Aggiungiamo un pochino di prezzemolo e di aglio, un filo d'olio, un pizzico di sale e un pochino di acqua. Copriamo e mettiamo sul fuoco a cuocere. Bello il
raddoppiato, ha raddoppiato quasi il suo volume. Adesso lo rovesciamo sul piano di lavoro. Con quel filin di olio che ho messo sotto si stacca benissimo. Aiutiamoci un pochino con la farina per fare le pieghe. Allarghiamo un po'. È bello morbido morbido. Anche quando metterete le patate devono essere tiepide. Io le avevo già ridotte in pezzi perché le avevo lessate con la buccia e poi dopo cotte le ho tagliate un po' per farle intiepidire, altrimenti troppo calde avrebbero rovinato la lievitazione. Adesso con l'aiuto di un piccolo mattarello allargo un po' questa teglia. Ho messo un pochino di carta forno sotto perché questa teglia non ha la cerniera che si apre e quindi per tirarla fuori meglio quando sarà cotta ho messo un pochino di carta forno, un filin di olio d'oliva sotto. Sistemiamo la torta, bella morbida morbida è diventata. Anche i carciofi sono cotti, li ho tirati fuori dalla padella anche questi per farli raffreddare un pochino. Adesso li sistemo tutti a raggiera, volendo si possono dare anche altre forme, io ho scelto questa, ognuno sceglie la propria forma che vuol dare. Ecco, cerco di inserirli un pochino dentro l'impasto, li spingo un pochino dentro anche questi. E poi in mezzo metto anche del formaggio, io ho del Montaglio, un semistagionato, ma può andare bene anche una fontina, un caciocavallo, quello che più piace. Anche questo bisogna spingerlo un pochino dentro l'impasto perché adesso dovrà lievitare ancora un pochino e così sia i carciofi che il formaggio andranno un po' seppelliti, diciamo, dentro l'impasto. Mettiamo un pochino di prezzemolo, un altro filino di olio d'oliva anche sopra e metto a lievitare ancora 20 minuti dentro il forno acceso con la lucina. Ragazzi, è pronta, guardate che spettacolo, che bel colore che ha preso. Bene, tiriamola fuori. E voilà. Torta rustica è pronta. Questa torta può andare bene anche da portare in ufficio e da mettere sul tavolo anche per il giorno di Pasqua insieme alle altre torte, quelle col formaggio per esempio, quelle che si fanno
qui nella nostra zona è buonissima, ve l'assicuro. Guardate che sofficità. Adesso non la posso tagliare perché è calda. Poi prima di tutto gli farò una foto anche da mettere nel mio libro. Ok ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio sempre per aver guardato il mio video. E buona Pasqua a tutti. Ciao!